Abbiamo voluto tenere per ultimo questo spazio, tutto sommato ancora sconosciuto al grande pubblico, intanto perché si colloca dopo le sale del piano nobile da un punto di vista della cronologia decorativa, e poi perché è anche l'ultimo ambiente che è stato recuperato con i recentissimi lavori di restauro, che hanno permesso di restituire dignità a un luogo che fino a non molto tempo fa veniva utilizzato come magazzino. Stiamo parlando della Cappella del Valentino. Ci troviamo alla base del padiglione nord-ovest del castello, verso la città, quindi piuttosto distanti dagli appartamenti, in una parte del castello che è profondamente cambiata nel corso del tempo. Prima della manica che congiunge i due padiglioni, infatti, costruita da Domenico Ferri per l'esposizione del 1858, si trovava un semplice portico terrazzato ed era attraverso questo portico aperto che si accedeva alla piccola cappella dove ci troviamo adesso. Sono due locali, la cappella vera e propria, più una piccola sacrestia, accessibile tramite due aperture dietro la parete dove era collocato l'altare. Ai tempi di Cristina, il luogo utilizzato per le cerimonie della corte, quando soggiornava al Valentino, era l'antica chiesa dedicata al Salvatore, detta anche San Salvario. Posta al termine del viale che collegava il castello con la strada per Moncalieri e Mirafiori, e rinnovata proprio per volontà della duchessa. Tuttavia, già allora esisteva questa piccola cappella destinata probabilmente alle funzioni private, come suggerito peraltro dalle sue dimensioni. Le decorazioni, invece, risalgono a una fase successiva. Oltre ai ricchi stucchi con gli elementi vegetali che si arrampicano lungo gli spicchi delle volte, vediamo anche gli affreschi sulle pareti, raffiguranti figure femminili con putti e bambini, non proprio temi sacri. Questi decori dovrebbero risalire all'epoca di Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, la seconda Madama Reale, moglie di Carlo Emanuele II, che però sappiamo che non ebbe mai col Valentino quel rapporto che invece aveva avuto Cristina. Eppure i monogrammi sopra le finestre sembrano proprio quelli di Giovanna Battista, una M e una J. Segno forse che pur non usandola stabilmente come residenza, anche lei potesse aver subito il fascino del Valentino.